La ceramica nasce con l'uomo e studiandola poi è semplice fare dei parallelismi con la vita umana e soprattutto con la mia formazione, perché la ceramica deve essere appunto presa, plasmata e piano piano nei cicli portata al prodotto finale. E così la vita ha bisogno di imparare, fare esperienze e piano piano nel tempo poi condividerla anche con il resto dell'umanità. Ho iniziato da piccolissimo ad 8 anni a plasmare l'argilla e quindi creare piccole forme e poi piano piano mi sono addentrato sotto la guida attenta di mio padre alla pittura. Naturalmente avevo la possibilità di essere spedito nelle varie botteghe dove c'erano vari maestri che mi insegnavano la parte dei chiaroscuri e dei panneggi. Poi, i miei studi artistici al Liceo Artistico di Deruta e all'Accademia di Belle Arti hanno completato questo mio indirizzo che era nel mondo dell'arte. Ad un certo punto, però, nei miei studi artistici all'Accademia di Belle Arti vinco una borsa di studio e questa borsa di studio in realtà mi dà la possibilità di capire che l'arte, soprattutto della ceramica, non era solo quella parte tradizionale o artigianale, ma c'era la possibilità di andare oltre. Durante i miei studi in Olanda c'erano i miei amici che lavoravano con la porcellana e un giorno per farmi vedere un test diretto della differenza che c'era tra porcellana e argille rosse, mi hanno preso un piatto finissimo e con una lampadina l'hanno illuminata dietro e io ho visto per la prima volta questa traslucidità che loro facevano come test per vedere se in realtà questa porcellana era di buona fattezza, era comunque stata cotta a temperatura giusta e lì mi si è accesa una lampadina e quindi ho iniziato immediatamente a vedere come potevo sostituire il colore che veniva dato tramite i pigmenti e tramite gli smalti, quindi i colori, con i LED colorati. Lì ho capito cosa voleva dire contemporaneità, astrattismo, concetto nell'opera d'arte e piano piano sono riuscito a portare fuori la ceramica da quel concetto di arte classica e tradizionale, trasformando poi nella mia vita con altre tecniche ad un concetto più contemporaneo. Quest'opera è stata creata per una manifestazione, mostra alla chiesa di San Carpoforo per quanto riguarda la ricerca del tumore al seno, curata dall'architetto Gisella Gellini. Quello che ho voluto creare era un'opera che rappresentasse veramente la donna nella sua intimità, in maniera tale che la speranza, in questo caso riposta nella luce, dava la possibilità quasi di salvezza. E questa esperienza l'ho racchiusa in alcune piccole opere, appunto dal nome Aurea, per far sì che quando si parlava o si toccava quest'opera c'era la possibilità di vedere la luce e le interazioni di vita tra l'opera e la persona che la toccava. San Francesco ha sempre detto che noi avevamo la madre terra, quella che appunto ci nutriva, e quindi ho creato un paragone sulla parte del seno della donna, perché anche il seno è quello che in realtà ci nutre, è proprio la bellezza, la femminilità massima. E questo seno è stato plasmato in maniera contemporanea, come se fosse un vaso al contrario, con un'argilla che è veramente speciale, si chiama Bone China, ed è speciale perché quando si vanno su spessori veramente fini, e qui è la maestria della tecnica, ha la possibilità di essere così traslucida da far passare tantissima luce. Perché poi da Pectus Terra è passata ad Aura? Perché in realtà mi sono accorto che le radiazioni della luce verso l'alto, perché ha una piccola apertura, faceva un cerchio direttamente nel soffitto e quindi trasportava la luce dal basso verso l'alto come aura.
Don't swim! Don't swim! Stay to the life jacket! Okay. Be calm! Okay. Be calm! Get to the life jacket! Il nostro mondo è pieno di problemi che, facendo un paragone con la ceramica, potrei chiamare fratture o lacune. È come se ad un certo punto si fosse crepato nelle varie parti. E io ho voluto prendere un tema dell'immigrazione, perché persone che in realtà sono sfortunate geograficamente, politicamente e anche nella parte della religione, cercano su altri stati la sopravvivenza. E quindi ho creato una nave che si chiama Wessel Light con l'aiuto di Open Arms, e l'ho voluta creare per mostrare e dare sensibilità a tutte quelle persone che in realtà non guardano a questo problema come un problema grave e soprattutto che ci porterà per tanto tempo a parlarne. Wessel Light è costruita come questa nave di luce, quindi di speranza, e che viaggiando da una galleria o da un museo in tutte le parti del mondo sensibilizza sempre più persone a far sì che si accenda una luce in questo grave problema. Nella parte tecnica l'ho creata direttamente con il Bone China, ma supportate queste piastre che sono dei moduli direttamente da legno, e quindi ho messo il rapporto dei materiali per creare, diciamo, una nave simbolo contemporanea. L'interazione principale viene dalle voci originali che sono state registrate all'interno dell'opera. E com'è questa interazione? Quando si avvicina una persona all'opera c'è un sensore che fa partire l'audio. Questa l'ho creata perché noi dobbiamo renderci conto di essere in quel determinato momento in una situazione molto sgradevole, molto spiacevole. Ed infatti, quando le persone o gli osservatori si avvicinano alla mia opera d'arte, parte questo audio in cui si sente il momento preciso del salvataggio. C'è stato in quel periodo un momento molto tragico, perché una donna che passava il suo bambino direttamente agli operatori di salvataggio è caduto in mare e è stato appunto perso. E quindi questa parte, che è molto tragica nell'opera, ci deve far riflettere a quello che succede in quel determinato momento, al di là di qualsiasi pensiero. Il Giudizio Universale ad oggi è l'opera più complessa che ho realizzato. Al di là di tutto, è stato un anno di lavoro. Quest'opera è stata commissionata dal Museo Nazionale di Danzica e doveva ispirarsi al Giudizio Universale di Hans Memling del 1467. Infatti, per onorarlo e omaggiarlo dei 550 anni del Giudizio Universale, è stato fatto un concorso per far sì che artisti potevano creare un qualcosa di ispirazione. E io ho preso questa possibilità di creare il Giudizio Universale con uno spirito innovativo e contemporaneo, ovvero noi sappiamo che i vari giudizi universali fatti dal Signorelli, Michelangelo, Bosch e anche Hans Memling erano riferiti direttamente alla parte religiosa, e io però, vivendo in un'epoca dove la scienza, soprattutto la quantistica contemporanea, ha spiegato cose molto particolari, ho cercato di unire sia la parte religiosa che la parte della scienza. I vari pannelli che compongono il Giudizio Universale, ovvero 22, sono fatti in maniera costruttiva
con il Bone China, massimo 3 mm di spessore e quindi una super traslucidità che mi ha permesso di retroproiettare con un proiettore delle immagini e dei disegni che io avevo creato insieme ad uno staff, perché il Giudizio Universale all'inizio era stato concepito come un'unica opera che dovevo fare, ma poi piano piano ho cercato di inquadrarlo in un'ottica dove ognuno che avevo scelto dava la propria esperienza nel mondo della grafica, nel mondo dell'animazione, nel mondo dell'interazione, eccetera, eccetera. Ora, spiegare il Giudizio Universale in un anno di lavoro è veramente complesso, ma quello che posso dire è che per la prima volta noi abbiamo i pannelli in ceramica che sono degli schermi che un po' rappresentano la nostra vita nella fragilità ma anche nella bellezza, e che in realtà la parte più interattiva è quando l'osservatore va vicino all'opera, perché viene catturato direttamente il volto e messo all'interno del Giudizio Universale. Il Giudizio Universale affronta insieme il tema che da tantissimo tempo viene discusso tra religione e scienza. Adesso, per la religione noi abbiamo un passaggio particolare nel giudizio, perché in realtà noi moriamo e poi ad un certo punto, quando ci sarà il Giudizio Universale, in qualche maniera riprenderemo la nostra vita, no? Il cosiddetto salvataggio. Per la scienza invece noi non moriamo mai, perché abbiamo questa trasformazione fisica, biologica, eccetera, eccetera, in, possiamo dire, energia. E questa energia io l'ho vista come una luce, cioè varie luci che si muovono direttamente in questo piano fatto di porcellana traslucida, perché ho cercato di dare un senso religioso, perché comunque dovevo rappresentare la fine, no? del giudizio. Per me la luce è quello che in realtà noi poi rappresentiamo quando non ci siamo più, quindi delle particelle particolari che vanno nello spazio, ed è come appunto nel mio Giudizio Universale che questi piccoli puntini, che poi sono pixel di vario colore, si muovono nello spazio, e quindi queste luci, che al momento non vengono giudicate se sono buone o cattive, però danno una speranza come di salvezza. Il mio percorso nel mondo della ceramica è stato veramente particolare e soprattutto lungo. E questa mia curiosità, queste mie contaminazioni non solo con l'arte della ceramica ma anche con altre arti e soprattutto anche con personaggi importanti tra il mondo dell'arte e dell'architettura, mi hanno portato piano piano a dei concetti particolari che spero di contribuire man mano e nel futuro a nuove tecniche che possano poi ispirare le generazioni future, che siano queste del nostro tempo o le prossime. E quello che mi piacerebbe è che mi sia riconosciuto almeno questo pezzo di storia che ho scritto nel mondo della ceramica, portando un'innovazione che al momento è solo artistica, ma che magari altre realtà, come quelle industriali o quelle artigianali, possano comunque far tesoro e poi produrre con queste tecniche nuove soluzioni, anche con l'aiuto di studenti, designer e architetti, che possano dare proprio un'impronta non solo sulla parte tecnica ma su quella formale. Like the wood has lost its smile. We spend our days together.